Amici miei carissimi, buongiorno. Sullo sfondo di questa meravigliosa alba leccese volevo augurarvi intanto una buona giornata a tutti e poi una santa Pasqua per la giornata di domani. Che sia una giornata piena di gioia, di pace, di serenità per ciò che è possibile in questo periodo così drammatico un po' per tutti. Ma la cosa che più, ecco, ci tenevo a dire e che in questa piccola rotonda di Lecce, che è sita in via del mare, guardate, vicino all'ex Lidl, quella chiusa, giusto per intenderci, ho avuto la fortuna di racchiudere i miei due progetti più importanti, principi, su cui ho impiantato praticamente tutto il mio lavoro e il futuro del Salento, che se qualcuno volesse veramente o lo tenesse veramente a cuore dovrebbe venire e vedere con i propri occhi, non soltanto con gli occhi dei malecarni, così come vengono denominati le cattive persone qui da noi. Bene, in questa rotonda ho racchiuso i miei due progetti, come vi ho detto prima, ossia questo, che è la tecnica di rigenerazione o ringiovanimento della pianta, che partendo da una pianta completamente secca e facendo ripartire i suoi polloni basali, insieme all'uso del nuovo olivo, guardate in 4 anni che cosa sono riuscito a realizzare. L'anno scorso già avevamo una raccolta di olive pazzesca, quest'anno ce ne sarà una ancora migliore, oltre a questa meravigliosa ripresa vegetativa che è qualcosa di emozionante da vedere dal vivo. E invece, dove praticamente ancora la pianta è salvabile, è recuperabile, guardate come possiamo rigenerare la pianta con l'utilizzo del nuovo olivo e naturalmente con il suo protocollo. Il futuro del Salento in una sola rotonda. Guardate che pazzesco, eh? E non solo del Salento, perché adesso anche la provincia di Brindisi, di Bari, di Taranto è interessata a tutto ciò, no? Perciò il futuro dell'olivicoltura racchiusa in una sola rotonda. Guardate. Emozionante. Emozionante. Perciò chi ha veramente a cuore il futuro dell'olivicoltura, venga a farsi una passeggiata qui, a vedere con i propri occhi ed emozionarsi come mi sto emozionando io. Vi posso assicurare che lo spettacolo è qualcosa di incredibilmente bello. Ebbene, da questa rotonda vi saluto, vi rifaccio gli auguri per Pasqua e mi raccomando, non fate i malecarni, non ne vale la pena. Un bacio a tutti.